perché poi dal 2007 non l'abbiamo più potuto fare, che si spendeva e poi qualcuno ci avrebbe reso quello che spendevamo. Ad esempio, quello che abbiamo speso nel 2006, qua non c'è stato reso, le scuole si sono trovate in difficoltà. Dal 2007 ci viene detto in partenza quale sarà il nostro budget e quanto potremo spendere sulle supplenze, e su quello ovviamente ci organizziamo. Si fa come la massaia, che non potrebbe andare a comprare il filetto tutti i giorni, diventa molto brava a fare manicaretti anche degli avanzi, cioè ci sono degli avanzi, diventa difficile, ma insomma per ora diciamo che con molta collaborazione di tutto il personale, perché senza collaborazione non si farebbe niente, però con la grande collaborazione del personale, ripeto, riusciamo, a me pare che riusciamo a mantenere la dignità del livello dell'insegnamento. Per quanto riguarda il numero degli alunni per classe, con la legge Gelmini passiamo per la costituzione delle sezioni di scuola dell'infanzia da un minimo di 15 a un minimo di 18 e da un massimo di 28, perché di norma le sezioni si fanno di 28, a un massimo di 26, 15 a un capo. Però si dice anche che se ci sono dei residui, queste sezioni possono arrivare fino a 29. Dico, una situazione in cui c'è una sola scuola dell'infanzia, c'è uno scambio, consentitemi di dire, di bambini che fa alzare il numero, quei bambini non se ne andano via, si prendono, dove invece è possibile rivolgersi al territorio o distribuire in modo diverso i bambini, si possono fare sezioni pubbliche. Si ritorna, cosa che si era persa negli anni scorsi, diciamo che non era la norma, alla possibilità di attivare sezione e classi con 20 alunni se c'è presenza di etnica, ovviamente motivandolo con dei progetti formativi. Per la scuola primaria si passa da un minimo di 10 per la costituzione delle classi a un minimo di 15 con un'oscillazione più del 10% e da un massimo di 25 quest'anno a un massimo di 26. Poi anche lì se ci sono scambi bisogna vedere di situazione in situazione. Quindi l'incremento diciamo che non è per la tua parte della scuola primaria, non è tale da strozzare. Io al terzo circolo sono arrivato, ho trovato classi di 27 e di 28 e nessuno, in fondo obbligava nessuno a fare classi di 27. Prego? Sì, io mi posso anche fermare subito. Per quanto riguarda la valutazione, la legge Cellini introduce la valutazione in decimi anche nella scuola primaria, escluso il comportamento, escluso l'insegnamento della religione, solo, e qui credo che ci siano stati molti equivoci, solo nelle valutazioni periodiche e finali, il che significa che non solo non è obbligatorio, ma non è nemmeno consigliato mettere i voti nei quaderni dei bambini tutti i giorni. Perché la scuola primaria è una scuola in cui si cresce giorno dopo giorno e la valutazione sempre è parte integrante e delicata del processo di crescita, del processo formativo, e quindi non ha molto senso che un bambino tutti i giorni venga o esaltato o stancato. La legge parla di decimi solo per le valutazioni periodiche e non per tutti i giorni. Se mi devo fermare, mi fermo. Grazie. Professor Giglioni, dirigente Scuola Media Pasoli Banchetti. Prego, grazie. Sì, buonasera, faccio solo una menzione, non sono dirigente, io sono insegnante, non sono insegnante di matematica e collaboro con il CESD, sono collaboratore del CESD. Insegno a scuola di Pasoli Banchetti, formato da due messi, io insegno e
faccio ciò che la presa è classificato un ovvio. Io rimuovo la mia semplice esperienza con i lavoratori che si occupano della gestione del personale e dei propri orari tutti i giorni, la mia esperienza sul campo tutti i giorni. Devo dire che la legge di Emilio non ha interessato quasi per niente la scuola media, anche se a quest'anno noi abbiamo tutta la scuola media, usoni bambini, abbiamo 49 classi, di cui soltanto 4 abbiamo prolungato, un tempo prolungato diciamo ritoccato, più o meno una volta con presenze. Tutte le altre classi hanno soltanto un orario antimeridiano, sulla mattina, e fanno scendere un po' di peggiore. Abbiamo avuto una riduzione delle ore diciamo curriculari e quindi anche ore di insegnamento da quest'anno. Fino all'anno scorso noi avevamo tutte le classi che entravano 2 ore pomeridiane, facevano la mensa, poi 2 ore, cioè un rientro settimanale, 2 ore. Da quest'anno le classi non rientrano più, quindi abbiamo subito una riduzione di 2 ore. Per quanto riguarda le materie, la nostra scuola, la scuola media, erano così organizzate, cioè avevano per ogni sezione, per ogni 3 classi, c'erano 2 insegnanti di lettere, di cui uno aveva 3 ore a disposizione, che potevano essere utilizzate per le ore, per sostituire i colleghi in malattia, oppure per fare progetti organizzati dalla scuola. Da quest'anno gli insegnanti hanno 18 ore curriculari, non è più possibile avere le ore a disposizione, quindi per noi è difficile già gestire diciamo, le eventuali assenze dei colleghi e quasi impossibile ovviamente fare dei progetti strutturati. Per quanto riguarda un'altra materia, la tecnologia, fino all'anno scorso erano 3 ore settimanali, di cui una era disegno grafico, una teoria e un'altra ora era informatica, prima della scheda di valutazione. Da quest'anno c'è stata una riduzione da 3 a 2 ore e di fatto la materia informata non viene insegnata. Non compare più neanche come diciamo come termine della scheda di valutazione. Si insegna e si fruisce del nostro laboratorio di informatica soltanto grazie alla buona volontà degli insegnanti di matematica o di tecnica. Questo è quanto. Una riduzione di orario che ci ha portato a rivedere un po' i nostri progetti. Il tempo allungato, dicevo, in realtà non esiste più, è soltanto un allungamento dell'orario mattutino. Il tempo allungato prevedeva delle presenze, per italiano e matematica, ad esempio, tra italiano e storia, tra italiano e musica. Da quest'anno questo non è più possibile, quindi abbiamo avuto anche problemi di questo genere. Per quanto riguarda la legge Gelmini, più volte è stato detto che gli insegnanti italiani e di matematica non garantiscono agli alunni che poi andranno ai superiori e le buone conoscenze di base di italiano e di matematica. Quindi si è cercato un regnato, insomma, anche abbastanza severo, nel cercare di ottimizzare il suo insegnamento. Non a caso, alla fine del triennio, esame di Stato, c'è tutt'oggi una prova nazionale di italiano e di matematica. Questo per garantire a tutti i ragazzi, quindi verificare le loro conoscenze, le loro competenze, queste due fondamentali discipline. Per quanto riguarda, posso dire sicuramente che la qualità della mia scuola media, della mia scuola, della scuola media di Cusone Malaventi, c'è sempre. E ovviamente mi sembra, questo è un problema personale, che questa sia dovuta più che altro alla buona volontà, allo spirito di sacrificio di molti insegnanti. Grazie. Graziella Galgani, in rappresentanza delle lavoratrici di Pulizia. Siamo oltre 100.